Amici di Calabria in Tavola, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra bellissima trasmissione. Come al solito siamo in compagnia della mia famiglia che ci invita e ci prepara queste splendide ricette delle tradizioni calabrese. E invece sulla nostra destra abbiamo la squadra degli assaggiatori ufficiali, oggi capitanate dal nostro Totò. E dopo vi spiegheremo anche il perché oggi è il capitano. Allora, sulla destra c'è Totò, in mezzo abbiamo il nostro mitico e magico zio Giuseppe. E sulla destra dello zio Giuseppe, oggi diciamo quasi in panchina, il nostro Nicolino, il vice assaggiatore ufficiale. Oggi, cari amici telespettatori, proponiamo qualcosa di veramente particolare, squisito e soprattutto tradizionale. Tradizionale perché facciamo un salto negli anni passati. Iniziamo a proporre queste lumache, ma diamo il termine giusto di alle, diciamo maruzze. I Maruzzi, ecco queste Maruzze che le ha prese il nostro Totò, giusto Sì, Totò? sì, 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 sì. Le ha prese lui. Poi abbiamo, allora queste Maruzze sono come antipasto, ecco abbiamo sia queste con il guscio che le prepariamo all'interno di un sughetto di pomodoro e poi una particolarità che tendo a fare un ricordo sulla particolarità di queste Maruzze che possiamo vedere che sono tolte dal guscio. Ed era una squisitezza che preparava la buona anima di mia nonna Giuseppina. Queste qua vengono preparate, infarinate con la semplice farina e fritte. È difficoltoso da farlo perché ci vuole un po' di pazienza per toglierle una a una dal guscio. Poi andiamo al primo piatto che proponiamo oggi. Come primo piatto proponiamo degli spaghetti con un sugo di quaglie e marvizze, diciamolo in dialetto marvizze. Poi per secondo piatto invece facciamo sempre queste quaglie e marvizze fritte con delle olive nere. Lasciamo stare la preparazione, lasciamo stare il discorso della presentazione e andiamo alla preparazione. Allora, amici telespettatori, andiamo al primo passo di queste ricette di oggi. E sulla nostra sinistra abbiamo questa pentola con il sugo del pomodoro che sta già bollendo, dove all'interno mia madre andrà a mettere queste maruzze. Giusto, Totò? Allora, diciamo che queste maruzze, torniamo a ripetere, che l'ha presa il nostro Totò, giusto? Quante ne hai presi? Un Un chilo? chilo, No, sì. no, no, ne hai presi di più. E più. Ne hai presi di più. E dove l'hai presi? All'aeroporto. All'aeroporto, ammazza Totò. Ok, allora amici telespettatori, queste maruzze che ha raccolto il nostro Totò vengono messe all'interno del sugo. Il sugo, ve lo ricordo, è un sugo più meno denso, un sugo più acquoso, in quanto dovremmo fare cuocere queste lumache o maruzze all'interno. Diciamo che a monte, prima di cucinarle queste maruzze, c'è una preparazione. Allora, questa preparazione consiste nel cosiddetto. Ecco, Sprugare. il nostro Nicolino che ci ha raggiunto, dice il termine dialettale giusto, sprugare. Sprugare. Ecco, questa qua. Sprugare. Sì, questa qua è la base di tutto, in quanto queste lumache, maruzze, diciamo, sono sporche, hanno della sabbia, della terra all'interno. Quindi con questa metodologia naturale, loro buttano all'esterno tutto quello che hanno. Queste qua vanno messe all'interno di un secchio, il cosiddetto cato, bucato, diciamo, Con un bucato. tappo sopra bucato, Con un con un tappo tappo sotto, bucato. con un tappo bucato sotto, no, il secchio è bucato, Il il tappo tappo. deve essere bucato, se no muoiono le Esatto, se maruzze. no muoiono le maruzze di Totò. E quando muoiono puzzano e non sono E non buone sono per buone. essere consumate. Quindi diciamo che ci vuole questa preparazione qua. Dopodiché vengono cotte. Nel frattempo, però, abbiamo messo a cucinare il sugo con I tordi. i Le tordi. marvizze cacciate dal nostro amico Salvatore Bernardi, che noi Ciao salutiamo. Salvatore, ciao Ciao, ciao, cugino. cugino, cugino, nonché cugino di Sì, Gianfranco. detto Ciabatta. per quelli che non lo sapessero. No, Ok, scherziamo, allora, Salvatore.
Questa qua è la ricetta che stiamo preparando oggi. Lasciamo il tempo materiale per la cottura insieme al nostro Nicolino, lo zio Giuseppe, al capitano odierno della squadra degli assaggiatori di Calabrian Travel, il nostro Totò. Andiamo a degustare uno splendido guanciale preparato da mia mamma e appeso al tavolato di zio Giuseppe per essere asciugato insieme a del formaggio pecorino che ci è stato gentilmente offerto dal nostro sponsor Caseificio Villella che si trova alla Mezzia Terme Santofemi, e salutiamo i nostri amici del Caseificio Villella, e oltretutto salutiamo un altro amico che ci segue sempre, Alfonso Calabria. Amici telespettatori, in particolar modo quelli che ci seguono in replica la notte, alzatevi e andate a trovare un guscialaro. Guardate Ecco che bella, Gianfranco, prova il guardate che guscialaro, bella. guarda il fucile, guarda che lacrima. Ecco, amici telespettatori, in particolar modo notturni, questo qua è il Su guanciale Giuseppe. che la nostra squadra degli assaggiatori ufficiali a breve andrà a degustare alla vostra e alla nostra salute, Con sì. le fave, Con le fave, sì, guscialare perché fave. abbiamo preso anche le fave crude, queste primizie, queste prime fave che ci sono in circolazione, piantate dal nostro Totò, giusto Totò? Che le ha piantate lui. Mangiamo queste fave insieme al guanciale e al pecorino. Quindi, più tradizionale di questo, oggi, amici telespettatori, non potevamo fare. Ed eccoci giunti ad uno dei momenti più interessanti della nostra trasmissione. Continuiamo con Uspizzicariello. Ecco lo zio Salvatore Uzzutori che assiste la squadra degli assaggiatori ufficiali con queste fave che vengono degustate insieme al guscialaro, come ho detto prima, al formaggio pecorino. Adesso abbiamo aggiunto anche questa soppressata, asoppressata. Come possiamo vedere, il nostro Nicolino è addetto al taglio e alla preparazione. Qualche minutino dopo aver tagliato quest'unica soppressata e dopo le salsicce, inizierà a lavorare anche lui di mascella e quindi degusterà queste prelibatezze. Ricordiamo di nuovo che queste qua è solo l'assaggino dell'assaggino della preparazione che abbiamo oggi. Vi ricordo cosa sta bollendo in pentola. Abbiamo delle lumache nel pomodoro, poi abbiamo delle lumache che le facciamo impanate e fritte, una classica ricetta tradizionale che preparava la buon'anima di mia nonna. E in più abbiamo della cacciagione da piuma, che andremo a fare un sugo con le marvizze e poi per secondo prepareremo marvizze con quaglie fritte insieme alle olive nere. Prego Totò, inizia a togliere il vino. Oggi vorremmo fare un brindisi particolare ai nostri amici telespettatori che ci seguono dal Canada, in particolar modo da Toronto, dove ci sono il cognato di Totò e gli zii. Un altro saluto alla delegazione dell'Accademia delle Tradizioni Popolari a Melbourne, che salutiamo vivamente. L'altra delegazione che sono andato a trovare la settimana scorsa a New York, dove abbiamo inaugurato la nostra sede. Salutiamo anche i nostri amici, nonché compaesani dell'Argentina che ci seguono sempre, in particolare a Buenos Aires. E poi tutti gli amici che si trovano nell'est Europa, in particolar modo voglio salutare i miei suoceri. E poi tutte le amiche che c'è Nicola sparse in Europa, giusto Nicolino? Magic moments
when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Nel frattempo che la squadra degli assaggiatori ufficiali sta degustando queste specialità calabresi, come possiamo vedere, mia mamma sta preparando questa cacciagione marvizze e quaglie, e stiamo preparando il secondo piatto. Possiamo vedere che nel frattempo il sugo sta bollendo, l'acqua della pasta sta bollendo e il sugo delle maruzze è quasi pronto. Quindi noi cerchiamo di andare avanti con la preparazione. La preparazione di questo piatto tradizionale della cucina tipica calabrese, non solo, ma noi pubblicizziamo le tipicità calabresi. Questo piatto della tradizione che nei tempi passati, dove la fame era tanta, diciamo, per via dal punto di vista economico, la gente andava a caccia come facevano nella preistoria, giusto per cibarsi oltre che per il gusto. Queste tradizioni qua, allo stato attuale, amici telespettatori, si stanno perdendo. Noi vogliamo riproporre queste antiche ricette e stiamo preparando questa cacciagione. La ricetta è semplicissima. Si mette a soffriggere con un poco di olio extravergine di oliva uno spicchio di aglio. Una volta che l'aglio sarà imbiondito, andremo a mettere questa cacciagione. Dopodiché la soffriggeremo e infine, a cottura quasi ultimata, andremo a mettere le olive nere insieme a del peperoncino e dell'origano, naturalmente. Vengono saltate, amalgamate e dopodiché sono pronte per essere consumate. Se il nostro operatore riesce a inquadrare invece il sugo delle maruzze e il sugo della pasta, possiamo vedere che sono in cottura, perché tengo a precisare che le nostre sono ricette in presa diretta, vale a dire che noi non facciamo niente di pronto, viene fatto tutto naturalmente, preparato con bravura e maestria da mia mamma, grande maestra di cucina, e non è improvvisata, e tutte le persone che la conoscono sanno che è veramente una persona capace su questo tipo di cucina e non solo. Nel frattempo che si stanno soffriggendo queste quaglie e marvizze all'interno dell'olio extravergine di oliva insieme all'aglio, io tengo qua in braccio la mia piccola Rosettina, che facciamo vedere il tipo di preparazione che sta facendo la nonna. Vediamo che sta reclamando, che non vuole stare tanto, però noi la facciamo guardare lo stesso, così un altro 50 anni, 60 anni porterà avanti la tradizione della cucina tipica calabrese e soprattutto quello che gli ha insegnato nonna Rosetta. Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Come abbiamo detto prima, di solito il presentatore non dovrebbe assaggiare niente, però dove c'è questo ben di Dio, purtroppo è difficile resistere a questa tentazione. Come possiamo vedere, il primo guanciale è partito. Adesso il nostro Nicolino inizia con il secondo. Inizia con il secondo, che è sempre dello stesso maiale, detto bucciolare. Ecco, bravo Nicolino. Il formaggio pecorino è quasi finito, accompagnato con le fave. Il pane, ci stanno andando un poco piano oggi e siamo ancora al primo, quindi siamo ancora al primo pane. Piano piano stanno degustando il tutto, mentre mia mamma
fra qualche minuto andrà a togliere dal fuoco le lumache che sono quasi pronte, le maruzze, e insieme a questo spizzicarillo accompagneremo la prima portata, ossia i maruzzi in trosuco con il peperoncino calabrese, ricordiamo. Come possiamo vedere, le maruzze sono giunte quasi a conclusione. Mia mamma ha messo il peperoncino perché lo mettiamo nella parte finale in modo da non guastare, da non storcere il sapore di queste lumache raccolte, maruzze diciamo, queste maruzze raccolte dal nostro Totò. Quindi il piatto è classico e originale. Adesso glieli faremo gustare insieme a quello che abbiamo visto prima, insieme allo spizzicariello. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase. Siamo giunti quasi alla conclusione del secondo piatto, queste marvizze quaglie. Come possiamo vedere, mia mamma ha messo nella padella, ha messo il prezzemolo, ha messo le olive verdi nere infornate e sta mettendo un poco di peperoncino. Infine, l'ultima cosa che andrà a mettere è l'origano. Come al solito ricordo alle nostre telespettatrici che l'origano va messo a cottura quasi ultimata, in quanto se andrebbe messo prima dà un gusto amarognolo non gradito al palato. Il sugo della pasta è pronta, l'acqua sta bollendo, come possiamo vedere. Adesso mia mamma andrà a mettere 1,5 kg di spaghetti per condirli con questo sugo delle quaglie, giusto mamma? Sì. Ecco qua, come possiamo vedere, amici telespettatori, questo qua è 1 kg abbondante, perché tutti quanti domandano se è vero che i nostri 3 assaggiatori ufficiali riescono a consumare questo quantitativo. Ebbene sì, tutti quanti potete vedere tranquillamente, perché noi non facciamo finzione, la nostra è una televisione reale. Sono solute un mutagliari, eh? Su queste preparazioni qua, sulle ricette di oggi, vogliamo fare un caloroso saluto al nostro amico e dottore, il dottor Aldo Misuraca, che doveva essere presente oggi qui con noi, però purtroppo per impegni di lavoro non ho potuto presenziare. Quindi gli facciamo un caloroso saluto e invitiamo la moglie a preparargli queste tipi di ricette qua. Inoltre mia mamma ha preparato la cosiddetta partenza per il dottore delle maruzze, che a breve manderemo lo zio Salvatore a consegnargliele non appena torna dai suoi impegni di lavoro.
amato. Ed ecco qua che sono arrivate pronte per essere degustate dalla squadra degli assaggiatori di Calabria in Tavola le marvizie e le quaglie. Ricordo che le quaglie non sono di allevamento, amici telespettatori, quelle che vendono nel supermercato. Queste qua sono quaglie che sono state cacciate da mio cugino Salvatore Bernardi, nonché amico naturalmente della trasmissione Calabria in Tavola. Quindi sono prodotti genuini. Nicolino, dici il tuo giudizio su queste quaglie e sulle marvizie. Sono buonissime, belle proprio, tenere, ah, Giuseppe, bellissimo. Fai vedere ai nostri telespettatori come che si gustano. Con le mani, Nicola, con le mani, non fare il delicato, dai. Moments when two hearts are kept, magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. Ricordiamo che c'è il peperoncino, quel poco di peperoncino che la rende oltretutto più gradevole e tradizionale in particolar modo, le olive, l'origano e l'aglio. Cari amici telespettatori, come potete ben vedere, siamo giunti alla fine di questa degustazione del secondo piatto. Possiamo vedere che nel piatto del nostro Nicolino ci sono le cosiddette ossicella, che lui non si è mangiato. Poi devo dire che ha dato una mano lo zio Giuseppe a finire la sua porzione, e il nostro Totò che ha fatto il suo dovere. Adesso andremo a mostrarvi il dolce che ha preparato oggi lo zio Salvatore. Ci faremo spiegare da lui che cosa fa. Allora, zio Salvatore, dici gli ingredienti di questa splendida crostata fatta da te. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori che tutti i dolci sono preparati da lui personalmente, che è un grande pasticcere. Pasticcere, direi troppo. Allora, una base di pasta frolla. Poi l'interno con della ricotta fresca vaccina, in più pinoli e uva sultanina. Quindi diciamo che l'apporto calorico è basso. Bassissimo. È bassissimo. Quindi, amici telespettatori, amici di Calabria in Tavola, dalla squadra degli assaggiatori ufficiali, dalla mia famiglia e nonché da mia moglie e dalla mia piccola Rosetta, un saluto a tutti i nostri telespettatori che ci seguono sempre con più affetto e simpatia. Vi auguriamo una buona degustazione di queste ricette che abbiamo preparato oggi. Ciao e alla prossima puntata.